La Piazza dei Sapori ritorna nel cuore di Sassari per una settimana prenatalizia dedicata al gusto, al mondo vinicolo e a quello cerealicolo, senza trascurare gli aspetti della sostenibilità e del benessere. Fino a giovedì compreso, Piazza Castello sarà un polo d'attrazione per gli amanti delle degustazioni e dei prodotti selezionati dall'enogastronomia sarda. Tra le aree tematiche di riferimento, una sul vino di qualità, una biosostenibile e infine cerealia, che include pane, pasta e birra. L'appuntamento nasce per iniziativa delle associazioni Menestrello, Cibus Loci e Società Container, con la collaborazione e il contributo del Comune di Sassari e con il patrocinio della Camera di Commercio. Tutte le sere dopo le 18 si susseguono assaggi guidati di vini, show cooking, presentazioni di libri, incontri con autori ed esperti di gastronomia e salute nella formula dinamica del talk show. Nel corso della manifestazione, stasera alle 18, sarà consegnato il premio per il pane più buono di Sardegna, selezionato tra i partecipanti al concorso Pani di Sardegna alla Cavalcata Sarda 2015. Domani, sempre a partire dalle 18.30, seconda serata dedicata a Cerealia, dove si parlerà di coltivazioni cerealicole con i rappresentanti del consorzio Grano Cappelli e di altri esperti. Ma non solo, anche la tecnologia entra al servizio dell'agricoltura, con gli Instagrammers, comunità di social media rappresentata da Alessandra Polo, che illustrerà l'utilizzo di Instagram nella diffusione di immagini che sanno raccontare la propria terra. Protagonisti anche i bambini delle scuole elementari di Ozieri, accompagnati dall'insegnante Sandra Zambolin, che racconteranno la loro esperienza nel realizzare il libro di ricette Mandigos, curato da Tommaso Sussarello e Salvatore Taras. La degustazione del giorno sarà realizzata dallo chef Massimo Meloni di Olmedo con le sue pizze a lievitazione naturale. Fino alla mattinata del 24, nello stand dei sapori si potranno acquistare i panettoni artigianali di Cicindè, di Ittiri, le marmellate e i mieli bio dall'azienda agricola Areste di Tula, i biscotti artistici di Gran Gala di Porto Torres, fritto di mare e polpa di ricci proposti da Luca Superfresco di Alghero, ottimo torrone e castagne di Dolci Tentazioni di Tonara. E ancora, birra artigianale, vini, pasta, formaggi e altri prodotti di qualità. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over. Il Natale è la festa dei bambini. Alla letterina per Babbo Natale i più piccoli affidano i loro sogni, i loro desideri, che spesso non tengono conto, come è giusto che sia quando si è bambini, della loro reale portata. I giocattoli sono il leitmotiv che le accomuna un po' tutte. Alcuni si ritroveranno sotto l'albero ciò che hanno chiesto a Babbo Natale, altri dovranno fare i conti, invece, loro malgrado, con le ristrettezze cui tante famiglie devono far fronte al momento. E quindi anche la tanto sognata bicicletta diventa impossibile da regalare ed è altrettanto difficile spiegare ad un bambino che anche Babbo Natale spesso è costretto a ripiegare su qualcosa di più abbordabile economicamente. Ma la Casa della Fraterna Solidarietà, presieduta da un instancabile Aldo Meloni, sabato ha compiuto un altro piccolo miracolo. Una sessantina di biciclette, alcune delle quali usate, ma rimesse a nuovo gratuitamente dalla ditta Fioca di Sassari, sono andate attraverso un sorteggio a 60 famiglie nelle quali era presente almeno un bambino. Ma tutti i bambini che sabato si sono presentati nella Casa della Fraterna Solidarietà di via Michele Coppino sono andati via con un regalo, consegnato da due Babbo Natale d'eccezione. Ma soprattutto, ed è questo che conta, sono andati via con un sorriso felice. E a proposito di sorriso, altre due persone, stavolta adulte, possono sorridere grazie alla sensibilità dell'equipe di dentisti che operano in maniera del tutto gratuita all'interno della Casa della Fraterna Solidarietà e che hanno impiantato loro le dentiere, consentendo a queste persone di sorridere e masticare nuovamente. Le due dentiere si aggiungono alle altre 617 impiantate fino a questo momento, sempre gratuitamente, alle persone indigenti, grazie all'impegno dei medici volontari della Casa della Fraterna Solidarietà. Sardegna Solidale, una scuola che accoglie. Presidente Giampiero Farru ce ne parla. Sì, questo di oggi è una manifestazione regionale che apre per il 2015-2016 il progetto Scuola e Volontariato, che nasce dall'intesa fatta con l'ufficio scolastico regionale e che oggi vede la presenza di 82 istituti superiori della Sardegna,
che portano avanti progetti di solidarietà dentro le loro scuole. La mattinata di oggi a Sassari è sicuramente una mattinata nella quale ripartiamo con tutte le attività in tutte le scuole e sentiremo delle testimonianze dei ragazzi che sono davvero portatori di grande speranza ma anche di grandi valori. Solidarietà a 360 gradi quindi? Sì, perché questi ragazzi poi operano in progetti che vanno a, diciamo, lenire sofferenze di persone malate, di persone con disabilità, di persone in ristrettezza, di persone in disagio, ma anche temi ambientali, ma anche i temi della legalità, i temi della lotta contro le mafie. Siamo davvero in una situazione di, diciamo così, di apertura larga, che questi ragazzi ci fanno intuire che il futuro che abbiamo di fronte non è così grigio, ma anzi ha molti colori. Quindi oggi è una giornata per reclutare nuovi eventualmente volontari? Non mi piace la parola reclutamento, mi piace di più la parola convincimento. Noi crediamo davvero che i nostri ragazzi, se accompagnati adeguatamente, sono capaci personalmente di fare delle scelte che portano a stili di vita che fanno cambiare anche la nostra società. Come ci articola la giornata di questa mattina? Stamattina avremo un po' di animazione da parte di organizzazioni di volontariato che fanno questo per alleviare sempre sofferenze. Oggi ci allieteranno all'inizio della mattina, poi sentiremo delle testimonianze molto forti che vengono dai ragazzi delle scuole, ma che vengono anche da testimonial del mondo del volontariato sardo. Ne cito uno fra tutti, padre Salvatore Moriddu, pioniere del recupero dei ragazzi in difficoltà soprattutto nel settore della tossicodipendenza, ma anche Don Gaetano Galia che si occupa di carcere, che si occupa di Caritas, ma anche tanti altri testimonial che ci porteranno proprio la continuità del loro impegno nei palchi che stamattina calcheremo insieme. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti, che sono 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite raggiungerci via mail. Vi ricordo anche il nostro sito, che è www.telegin.tv, al quale potrete accedere se volete vedere i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente anche tutte le nostre produzioni. Oggi alle 17 nell'Aula Magna dell'Università di Sassari il magnifico rettore Massimo Carpinelli consegnerà il sigillo dell'Ateneo al personale docente e tecnico amministrativo che negli anni 2014 e 2015 ha concluso la propria attività lavorativa. Sarà anche l'occasione per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie e di fine anno. La serata si concluderà con il concerto Colonne sonore tra le corde dell'ensemble di chitarre del Liceo Classico, Musicale e Coreutico Azzuni di Sassari, diretto da Calogero Sportato. Si esibiranno Giada Lombardi, Giorgia Cossu, Vittorio Masala, Eleonora Mulas, Elisa Brett, Matteo Corona, Vanna Sanna, Laura Murineddu, Mario Chessa, Luigi Soggiu, Sara Sanna e Serena Vargiu. Questa era la notizia di oggi per quanto riguarda l'università, quindi lo ricordo, l'appuntamento è per stasera alle 17 nell'Aula Magna dell'Ateneo Sassarese. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e naturalmente ricordarvi che dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario. L'appuntamento con Telegin Radio è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie.
brutto e macio breddo, Rimondico e Cusciantino, sobriendi tutte e quattro, grossi buoni a basità, si prendo a troncatura, e la sovigna deve andare. Remondico la riposo, va in segna da burà. Così chi fa puntiglia, loro da caribassà, non intende le ragioni, in frittura finirà. Papiri e papironi, Luca Taccio deve fa, e lo geometra si buoni, li bussissi a misura. Lui uscio a tutti i canti, fazzarecci da mancanti, domandendi pa' contanti, quasi un sacco di dirà. Ognuno ha preguntato, l'avvocato a sé famoso, l'avvocato più tirioso, che le borse ha divisa. Mi oppongo, non mi oppongo, la novella prima udienza, si comincia di così, mi viene a un'altra lì. Lavora pariroga, ci rinvia ad ogni altro mese, l'avvocato grippese, un'isciarata di dirà. Così parlo più stesso, s'ha venduto lo stesso, credo che non va rimesso, indovina tu care. Mi oppongo e non mi oppongo, l'avvocato canto guccia, pronte pedi e prediosa, diremo di culo vive. Da voi fatene appena, giù ti sono la conclusione, non intendi le ragioni, per l'udienza da pagare. Avanti sono i periti, a Santo Preto sono finiti, tutte e quattro a Raiurà, bracci vedi la bocca. Mostra bipersonale di pittura di Marco Lai e Lidia Tangiano, Human e Nature, dal 19 dicembre all'8 gennaio 2016 presso la Galleria Montserrat, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20, tutti i giorni festivi compresi. L'Associazione Arte, Cultura e Società e il Centro d'Arte Ulisse presentano per gli interscambi culturali la mostra di pittura Odisseo dell'artista Liliana Cano, visitabile fino al 10 gennaio 2016 in via Giovanni Pascoli 13B a Sassari, chiuso ai festivi, ingresso libero. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.